Sono dal Cantagiro, un bacione a tutti, Ale e Andrea. Ciao ciao Baci. Un saluto da Francesco Orlando. Allora, io sono Biagio Murano, un saluto al Cantagiro. Chiara, io vi un saluto al Cantagiro. Vienti Giuseppe, grazie a tutti. Miriam Ricordi, un saluto al Cantagiro e buona musica a Raccom. Elena Bazzani, 18 anni, veniamo da Pomezia, provincia di Roma. Andrea De Leonardis, 16 anni, sempre da Pomezia. Sono Francesco Orlando, 18 anni, vengo da Rigomagno, in provincia di Siena. Allora, sono Biagio Murano, 24 anni, vengo da Napoli. Miriam Ricordi, ho 20 anni e vengo da Pescara. Chiara Iovine, da Napoli, 17 anni. Giuseppe Pinetti, ho 17 anni e vengo da Barletta, in provincia di Bari. Bravo! Cantagiro, una manifestazione, no? Per tutti, e l'occasione è comunque stare tutti insieme, divertirsi, cantare. Il Cantagiro è una manifestazione che si fa da tanto tempo e che ha dato alla luce molti talenti. Il Cantagiro è una grande manifestazione che dà grandi possibilità. Il Cantagiro, tutto quello che sono riuscita a leggere sul sito, tutti i video che ho potuto vedere, ho scoperto che è una bella manifestazione che cerca di promuovere i giovani italiani. È un concorso canoro che gira per tutta Italia, cerca nuovi talenti, va avanti da anni e ha realizzato sogni di moltissime persone. So che è una manifestazione molto famosa, che ha avuto modo di scoprire molti ragazzi che hanno avuto molto successo in Italia e anche all'estero. Non so nient'altro. Ho ancora voglia di te, ma adesso so come. Studiamo. Che studio? Io ho il quarto anno del liceo scientifico. E io il terzo di ragioneria. Studio? Beh, che cosa? Geometra. Allora, nella vita sono istruttore di fitness. Nella vita. La cantautrice è studio per diventare cantautrice, il conservatorio, corso di laurea, popular music. Studio, scientifico, liceo scientifico. Faccio lo studente per modo di dire. Continuare a suonare e speriamo insieme. Diventare cantante. Allora, i miei sogni sono portare la mia musica nel mondo, prima in Italia e poi nel mondo, speriamo. E voglio fare un appello, io spero che in Italia, perché ultimamente le cose non stanno andando così, diciamo che la musica vada avanti senza raccomandazioni, altrimenti avremo sempre artisti mediocri che durano poco e le vere voci, i veri artisti non arrivano da nessuna parte. I miei sogni, ho troppi, però sicuramente il mio desiderio più grande è di continuare a fare la mia musica e cercare di regalare qualche emozione. Vivere di musica. Allora, i miei sogni principalmente è solamente uno, quello di continuare a cantare, principalmente quello di studiare musica fin quando Dio me lo consente. Bravo! Ma che devo dire? È diventato prima tutto duro, poi è diventato religioso. Io fratelli, sorelle, io voglio continuare la musica finché Dio mi esiste. Comunque è una canzone che ci rappresenta, è stata una canzone che abbiamo sempre suonato insieme e che penso continueremo a portare. Parla della spensieratezza che si ha a quest'età e che a volte è meglio lasciare le cose come vanno e sognare un po' di più, ecco. Allora, il mio inedito è dedicato a una ragazza, una mia amica, che si chiama Sara. Lei canta e quindi in arte si chiamava Emily. E lo dico da lei perché è autobiografica, è una cosa veramente, diciamo... È dedicata a lei, giusto? La mia canzone è scritta un po' di tempo fa. L'ho scritta in una situazione... L'ho iniziata a scrivere in una situazione, poi si è evolta e l'ho continuata a scrivere per altre cose. In realtà ho avuto opportunità di sentire qualche parere su chi l'ha ascoltata e la cosa che mi piace è che ognuno ci vede qualcosa dentro e lo collega a una parte della sua vita che magari
non c'entra nulla con quello con cui io ho iniziato a scriverla, però se la senti addosso è la cosa che mi rende più felice. Parla del progresso tecnologico, che può avere aspetti positivi ma anche aspetti negativi, e l'unica cosa che rimane, è rimasta nel tempo vera e semplice, rimane sempre l'amore. Perché è una canzone che sto studiando da anni, da un po' di tempo con il mio maestro di canto, e sto cercando di migliorarla. Mi piace bene questa canzone, mi piace molto la canzone perché parla di due ragazzi che si lasciano e poi per fortuna si mettono insieme. Sì. Insieme a te non hai partecipato quando era a Catanzaro? No, allora ho fatto la tappa a Pescina, all'Aquila, e poi sono tornato a Mentana. E poi ho fatto la semifinale a Fiuggi. Ah, ok, sì, ok, ecco. E poi non sono arrivato in finale per due voti, praticamente. Conquista mio, vai! Domani è un altro gioco.